i giornali ormai si fanno in questo modo, quindi vorrei scusarmi se a un certo momento scappo. L'altra cosa che volevo dirvi è che se tanto mi si sente anche senza quel noioso affare. Benissimo, io sto qua, non sono ex cattedra, ma quindi sto meglio così. L'altra cosa è che adesso magari parlo, introduco un pochettino gli argomenti, ma se avete delle domande, delle curiosità, non capite, non siete d'accordo, come si faceva a scuola ai miei tempi, non so come si faccia adesso, si alza la manina e chiacchieriamo, nel senso che penso che la cosa migliore sia proprio questa, nel cercare di, come dire, di confrontarci su una serie di temi, se ci interessano, se vi interessano o meno. Quindi non do i voti, non sono cattivo, magari vi darò delle capre se nessuno di voi ha visto qualche film che secondo me è fondamentale, ma è amichevole. Avevo un professore che mi dava del coccodrillo quando non capivo delle cose, ho imparato un po' da lui. Quindi facciamo così, se siete d'accordo. A dire la verità, quando mi hanno chiesto il titolo della chiacchiera di oggi, io non pensavo soltanto alla sala cinematografica, intendevo per cinema, come dire, il cinematografo, il modo con cui vengono fatti i film, però è anche vero che per uno come me la sala è il posto normale dove si vanno a vedere i film. Per la vostra generazione, io ho dei collaboratori per il mio dizionario che certi film, dice, noi li abbiamo visti in televisione per la prima volta, e mi sembra abbastanza, perché una volta c'erano in televisione, mi sembra, come dire, un'esperienza come dire, a cui manca in qualche modo qualche cosa, nel senso che vedere un film all'interno di una sala cinematografica innesca tutta una serie di procedimenti psicologici che sono anche importanti per apprezzare il lavoro, nel senso che quei film erano stati fatti, adesso un pochettino meno perché i produttori stanno cominciando a pensare come sfruttare appieno tutte le possibilità che esistono, ma una volta i film erano fatti proprio per essere bigger than life, più grandi della vita, per impressionarci in qualche modo da questi schermi giganteschi che c'erano e di fronte a cui ognuno era completamente solo, nel senso che l'esperienza cinematografica è un'esperienza che va vissuta nel buio della sala cinematografica, andrebbe vissuta nel buio della sala cinematografica, noi e lo schermo e le storie che vediamo su questo schermo, senza chiacchierare con quello di fianco, senza farci disturbare dall'odore dei popcorn di quello davanti e cose di questo genere. Esperienza impossibile. Io ho due figli piccoli di 10 e 12 anni che cerco di portare al cinema con loro piacere anche, però quando andiamo a vedere i film in sala il popcorn è quasi di rigore, mi dispiace. Pazienza, succede così. In fondo la famosissima copertina di Time che Dai dedicò a Spielberg negli anni 80, all'inizio quando sembrava il nuovo regista del cinema, com'era? Era lui in prima fila con un gigantesco pacchetto di popcorn, perché poi, come dire, il rapporto col cinema è diventato una cosa che varia sempre, che è diventato soprattutto a partire appunto dagli anni 80 così qualcosa di più ludico e più divertente e più ricreativo di quanto era stato per esempio per la mia generazione. Che cos'è il cinema? Dovrei partire da qui, da questa domanda. È una cosa, come dire, è una domanda che si fa in qualche modo fatica a rispondere, nel senso che si potrebbe raccontare, come dire, il tentativo dell'uomo di fissare il movimento che sfuggiva, di riuscire a catturare il movimento dell'uomo, i primi esperimenti che sono stati fatti ancora prima delle prime prove dei fratelli Lumière erano proprio questi, era anche il tentativo di riuscire a scomporre il movimento e in qualche modo per
contraddire il paradosso di Zenone, quello dell'Achille e la tartaruga, che come dire, se si muove uno si muove senza l'altro, non si raggiunge. Il cinema è il tentativo di catturare il movimento umano, cosa che fino allora era impossibile, i quadri non si muovevano, i futuristi sono arrivati dopo l'invenzione del cinema, balla con la cagnolina che ha 27 gambe e cose di questo genere, e quindi potrei dire una cosa così. Io penso però che il cinema sia anche fondamentalmente qualcos'altro. Il cinema, almeno per me, per la mia generazione, io sono nato nella metà buona del Novecento, la prima, sono nato nel 1949, quindi come dire, tengo a scherzare su queste cose. Il cinema è stato, ma anche per la generazione precedente, anche per le generazioni precedenti alla mia, il cinema è stata fondamentalmente una grande finestra aperta sul mondo. Quando si scherzava o si rifletteva sul cinema e sul rapporto personale che si aveva col cinema, c'erano fondamentalmente due scuole, due atteggiamenti, non erano scuole perché non erano riflessioni teoriche, ma erano due atteggiamenti che si confrontavano. Da una parte c'era chi vedeva nel cinema, proprio nei locali, cinema, delle specie di grandi cucce, delle grandi riserve, delle zone franche, dove nascondersi di fronte a un mondo cattivo. Fuori il mondo mi ossessionava, mi faceva paura, ecco che, come dire, io all'interno del cinema riuscivo finalmente a vivere delle avventure, delle esperienze che invece mi rassicuravano, perché fondamentalmente alla fine gli eroi trionfavano, il bene vinceva, lui conquistava lei e tutto si concludeva con un bacio. Era un'idea, come dire, un po' remissiva, un po' paura rispetto al mondo, e invece la speranza che questi sogni, che proprio perché in quanto sogni erano magari qualche volta irreali, ci potevano consolare in qualche modo rispetto al mondo reale. Dall'altra parte c'era invece chi, e io facevo parte di quella generazione, ma come dire, perché avevo imparato in qualche modo a essere così, perché mi avevano insegnato a essere così, quella generazione che amava il cinema perché il cinema gli faceva scoprire qualche cosa di nuovo, di diverso. Era una finestra aperta sul mondo. È una teoria, come dire, che è stata anche approfondita da molti filosofi, proprio che hanno cercato di riflettere su questa cosa. Il cinema è sempre, spesso, una questione di soglie, non soltanto di ingresso al cinema, ma proprio come anche costruito il cinema, con una serie di segnali che ti fanno capire che stai entrando in una zona diversa, franca, dal Leone della Metro Goldwyn Mayer, che all'inizio dei film attirava l'attenzione, al mondo dell'Universal che gira, che fa vedere il logo che entra, al fiore della Gaumont, che è stata una delle sale, delle case di produzione più antiche del mondo, essendo nata nel 1895. Spesso i film sono appunto delle specie di, sono costruiti come fossero delle specie di ingressi, e quindi questa idea della finestra sul mondo, dell'ingresso in un mondo diverso, è assolutamente credibile e coinvolgente. Ma perché dico queste cose, che il cinema è una finestra aperta sul mondo? Perché il cinema, nella sua forma migliore, io penso, non nella sua forma più consolatoria, il cinema è nato come una serie di esperienze che offrivano a chi stava in sala di vivere qualcosa che solitamente non avrebbe vissuto. Fin dall'inizio, fin dai primissimi film dei Fratelli Lumière, fin dai primissimi film di Méliès. Da una parte i Fratelli Lumière mandavano in giro per il mondo i loro operatori a filmare delle cose che la gente non vedeva.
se vi capita di andare a Bologna a vedere la mostra dedicata ai fratelli Lumière che c'è fino alla fine di gennaio, oppure molto più semplicemente se comprate il DVD dei fratelli Lumière, che è sempre pubblicato alla Cineteca di Bologna e costa davvero poco, avrete l'occasione di scoprire come all'inizio il cinema era qualcosa che filmava, che, come dire, come catturava degli elementi di realtà che di solito non avremmo conosciuto oppure che ci sarebbero sfuggiti. L'arrivo del treno in una stazione, il primo pasto di un bambino di neonato, lo scherzo che un monellaccio fa a un giardiniere che sta innaffiando le piante, ma anche, per esempio, una delle cose che mi ha colpito maggiormente, per esempio, i 50 secondi, perché allora i film duravano 50 secondi perché tanta era la pellicola, erano i metri di pellicola che si potevano contenere all'interno delle prime macchine da ripresa e poi da proiezione, era la stessa cosa, qui era la genialità dei fratelli Lumière. Dicevo, una delle prime cose che mi ha colpito sono le immagini che hanno fatto delle piramidi d'Egitto e della Sfinge, e mi hanno colpito non perché succedessero delle cose particolari, ma perché c'era una capacità di costruzione dell'immagine straordinaria. Ecco un'altra delle qualità del cinema: non c'è soltanto la conoscenza di qualcosa di sconosciuto. Nel 1895 non era facile muoversi, non era facile girare per il mondo, e il cinema per la prima volta lo faceva, ma dall'altra parte il cinema, e questi film dei fratelli Lumière lo dimostrano, cercavano di dargli una forma, un equilibrio, una valenza estetica che altre cose non avevano. È abbastanza curioso come, se capita di guardare i primi film della storia del cinema, come i film avessero tutti un equilibrio interno di piani, di profondità, di costruzione di immagini che la realtà qualche volta non aveva, o comunque che spesso ci sfuggiva. Oppure dall'altra parte c'era la capacità, penso a Méliès, di raccontare delle storie che non avremmo mai potuto immaginare: arrivare sulla Luna per la prima volta e vedere cosa stava succedendo, oppure scendere nel profondo della Terra, oppure assistere agli spettacoli di una persona che perdeva la testa, che giocava con la propria testa come fosse una palla. Sono tantissimi i film di Méliès. Ma da subito il cinema ha avuto questa capacità A, di farmi vedere delle cose che non avevo mai visto, B, di dare a queste cose che non avevo mai visto una forma estetica, un valore aggiunto che forse nella realtà normale mi sfuggiva. Queste due caratteristiche si sono poi, come dire, sono cresciute lungo la storia del cinema, migliorandosi sempre più, arrivando pian piano a mettere a punto un linguaggio che fosse immediatamente conoscibile e comprensibile da tutti. Che cosa è successo fondamentalmente? Il cinema è nato in Europa, o meglio, anche Edison negli stessi anni, forse anche qualche anno prima, era riuscito a impressionare sulla pellicola Thomas Alva Edison, l'inventore della lampadina, tanto per capirci, era riuscito a impressionare sulla pellicola il movimento, però non era riuscito a capire come mostrare queste cose. I suoi meccanismi, le sue macchine, erano fondamentalmente delle macchine monoculari, soltanto una persona per volta poteva vederlo. Si guardava dentro una specie di gigantesco cassone con due fori e da lì uno rivedeva queste cose. La grande genialità dei Lumière è stata quella di capire che non soltanto si potevano filmare e impressionare sulla pellicola il movimento, ma anche poi proiettarlo
in una sala. E infatti la data di inizio del cinema è il 28 novembre 1895, perché? Perché quella, non perché quelli fosse il momento in cui hanno fatto il primo film, li avevano fatti in aprile dello stesso anno, filmando l'uscita dalle proprie officine, che non erano dei grandi produttori di pellicola fotografica, ma perché il 28 novembre 1895, per la prima volta viene organizzata una proiezione a pagamento, Salon des Indiens a Parigi, adesso è all'interno di un grande albergo vicino all'Opera, dove una trentina di persone, perché era sabato, non c'era tanta gente, ma lì c'era anche, si presentò per vedere per la prima volta questo strano divertimento di cui si cominciava a parlare. Un divertimento che all'inizio, vi ho detto, era molto semplice, anche se aveva già in sé una serie di valori importanti, e che poi durante gli anni ha imparato, si è dato una forma, un linguaggio coerente con le proprie ambizioni. Dopo, vedere, quando si è riusciti a fare dei film che duravano più di 50 secondi, perché si riuscivano a fare delle macchine da ripresa con dei caricatori più grandi dei 16 metri, mi sembra, di pellicola che contenevano le macchine dei fratelli Lumière, si è potuto fare delle storie più complesse, più complicate, spesso di argomento, o da una parte di argomento religioso. I primi film ci sono Passione di Cristo e cose di questo genere, oppure, come di fatto è stato sempre il cinema, un'estensione del divertimento delle fiere, del divertimento dei vaudeville che c'era, per cui spesso si vedevano ballerini, anche se non c'era ancora la musica, all'inizio del Novecento, nel Novecento sono state addirittura delle versioni delle opere, che sembra strano visto che il cinema era muto, però di fianco, mentre si proiettava il film, facevano andare un disco con la voce dei cantanti. E poi pian piano, come dire, le storie diventano sempre più lunghe, sempre più complesse, e il cinema comincia a darsi un linguaggio suo, personale, capace di essere immediatamente decodificato dal pubblico. Ci sono voluti 20 anni, anche meno, diciamo 15-20 anni, ma alla fine degli anni 10, grosso modo, il cinema è già diventato un'arte adulta, è capace di raccontare delle storie complicate e complesse. Camilleria 1914 dura quasi 3 ore, in America Intolerance e La nascita di una nazione durano altrettanto, se non di più, e sono film che si inventano più dei modi diversi di raccontare, quindi non soltanto la macchina ferma come era all'inizio, ma la macchina che si muove, segue dei personaggi, la macchina che si avvicina a alcuni personaggi inventando quello che oggi chiamiamo primo piano. All'inizio i film, le scene mantenevano sempre le stesse distanze dal soggetto filmato, e soprattutto viene messo a punto un modo di raccontare che sia immediatamente comprensibile dallo spettatore. Come, fondamentalmente? Riuscendo a identificare lo sguardo dello spettatore in sala con l'obiettivo della macchina da presa. Se voi pensate, ogni tanto si riescono ancora a vedere dei film, Telecapri per esempio, che passa tutte le sere dei film degli anni 30-40, anche se in copie un po' agghiaccianti, che cosa possiamo notare? Possiamo notare che il cinema, la macchina da presa, è di fatto, come dire, un'estensione dei nostri occhi, inquadra soltanto le cose che sono fondamentali per far vedere un film, per il racconto del film, non inquadra delle cose a vanvera o gratuite.
ma soltanto quelle cose, se si inquadra qualche cosa, un particolare, beh, vuol dire che quel particolare poi avrà una sua funzione. È la ragione per cui spesso si dice che in un film, quando si inquadra una pistola, alla fine quella pistola spara. Ecco, cioè, nasce da qui, nasce dal fatto che il linguaggio cinematografico messo a punto soprattutto da quella che negli anni 30 fu l'industria più fiorente, cioè l'industria americana, diciamo, di Hollywood, di per il cinema di Hollywood, mise a punto un linguaggio dove lo spettatore era il film era quello che lo spettatore stava guardando, cioè era soltanto lui, è come se la macchina da presa prendesse i tuoi occhi e ti spostasse a vedere le cose che servono. Ora un personaggio, ora un fatto d'azione, ora un panorama, ora un particolare, cose di questo genere. Il cinema diventa, come dire, un modo in cui la vita viene rappresentata sullo schermo, ma distillata nelle cose, soltanto nelle cose fondamentali, negli elementi fondamentali rispetto alla storia che voglio raccontare, naturalmente. Il cinema diventa una specie di depurazione della vita vera. Diceva Hitchcock che il cinema è la vita tagliata dalle parti noiose. Se io devo andare da qui alla in fondo, probabilmente mi si vede che faccio il primo passo e poi stacco, taglio e mi si vede che faccio l'ultimo quando arrivo a destinazione. Non sto a vedere tutto quello che succede. Questo succedeva nel cinema degli anni 30. Una piccola parentesi produttiva per capire, per sfatare il fatto che Hollywood sia capace di fare i film e nel resto del mondo no. Perché negli anni 20 e 30 Hollywood prende sopravvento sul cinema di tutto il mondo? Molto semplice, perché c'è stata la prima guerra mondiale che si è fatta fondamentalmente in Europa. I bombardamenti hanno impedito alla gente di andare al cinema, le industrie chimiche che producevano pellicola venivano riconvertite in industrie belliche, quindi la chimica serviva per fare, ahimè, il gas, le bombe, cose di questo genere. Il cinema negli anni prima della prima guerra mondiale, nel 14, il cinema italiano era forse uno dei più grandi cinema al mondo, sicuramente con quello francese. Il colossal dei colossal veniva da Torino, Cabiria, che era un film sulle guerre puniche assolutamente ambizioso e immenso e fantasmagorico da questo punto di vista, da cui Griffith, che è stato il grande regista americano di Intolerance, di La nascita della nazione, ha dichiarato i suoi debiti proprio senza nascondere. La prima guerra mondiale blocca, distrugge l'industria cinematografica in Europa, praticamente in tutta l'Europa, anche se sia stata fatta nell'Europa continentale, non in Inghilterra, però la riconversione dell'industria ha fatto sì che il cinema fosse l'ultima delle preoccupazioni. E questo ha avvantaggiato l'industria americana, che invece era in un terreno dove non bombardava nessuno. Dove tanto gli americani sono entrati in guerra nel 17, se non sbaglio, quindi molto tardi, coinvolgendo molto meno le proprie industrie e cose di questo genere. E questo ha dato, nel 18-19 l'industria europea doveva rinascere e forse aveva qualche preoccupazione più importante di far rinascere il cinema, perché la guerra aveva devastato, aveva distrutto famiglie, paesi, devastato territori, e invece l'America poteva sicuramente produrre e scaricare e esportare tonnellate di film, qualche cosa che è successa anche con la seconda guerra mondiale, dove il cinema europeo ancora una volta non in maniera così drammatica, ma perché la guerra è stata fatta in forme diverse, ma anche qui, anche un'altra volta, il cinema italiano si è fermato. Cinecittà, che era stata fondata negli anni 30 dal fascismo, era diventato un campo per sfollati, quindi evidentemente non si potevano produrre film, bisogna pensare alle famiglie senza casa prima, e l'America ha
investito l'Italia e anche altri stati con le proprie, con la propria produzione, costruendo, come dire, in qualche modo il mito del cinema americano, anche perché allora, come dire, uscivamo da anni di chiusura fascista, per cui non c'erano dei film fascisti, erano paurosi di qualsiasi tipo di libertà. Il cinema americano ci sembrava assolutamente libero, inventivo, capace di raccontare delle storie che non avremmo, non saremmo mai stati capaci di fare, cose di questo genere. Noi abbiamo come si chiama, risposto con il neorealismo, e non è che in Europa non fossimo capaci di fare dei film, però è vero che siccome l'America sapeva benissimo la forza del cinema, la forza propagandistica del proprio cinema, una delle primissime cose che gli americani aprivano quando hanno cominciato a liberare la quinta armata, ha cominciato a liberare l'Italia dal sud verso il nord, una delle prime cose che mettevano in piedi era il cinema, perché sapevano benissimo cosa voleva dire. E questa è la ragione per cui, se vi capita di vedere, durante la guerra non si importavano i film americani, perché c'era il blocco, c'era la guerra, ma c'era anche, detto, anche un blocco a partire dal 39. Se vi capita di vedere vecchie edizioni di film americani in doppiaggio italiano, spesso ci sono dei doppiaggi assolutamente comici, dammi il revolvere o cose di questo genere, perché erano doppiaggi fatti da italiani in America, che forse non conoscevano la nostra lingua, erano abituati a parlare in un altro modo, perché noi gli americani volevano preparare il film per arrivare e invadere con le loro pellicole il nostro mercato. Questo chiuso, perché ogni tanto senti discutere, il cinema americano sì che è forte, importante, così. E certo, è vero che il cinema americano è bellissimo e sono il primo a crederlo, però è anche vero che bisogna tenere presente che forse il cinema europeo ha subito un paio di guerre mondiali sulla propria testa. In America la guerra non c'è mai stata, e questo non è da poco come qualità, come punto di partenza. Torniamo al nostro discorso. Negli anni, la Hollywood degli anni 30 e 40 mette a punto un modo di raccontare, un linguaggio di raccontare che poi di fatto contagerà tutto il mondo e che verrà coinvolto tutto il mondo. Contemporaneamente ci sono le avanguardie che si inventano modi diversi di raccontare, però diciamo il grosso del pubblico insegue un tipo di cinema dove la linearità narrativa è abbastanza evidente, dove la conseguenzialità delle azioni è abbastanza chiara, dove soprattutto i personaggi sono fatti in maniera che attirino l'interesse del pubblico, cercando quella che si chiama in termini psicologici empatia, cioè la condivisione tra io, me, personaggio in sala, e quello che sta succedendo sullo schermo. Certo, più grande della bigger than life, più grande della vita, più bello, più intelligente, più bravo, pronto a dire le battute più divertenti che esistano. Casablanca, Humphrey Bogart, che è, come dire, uno dei miti del, quando è lì seduto al bar e c'è una signora che vorrebbe prenderlo, che vorrebbe invitarlo a cena, dice: ma cosa fai questa sera? E lui risponde con quella sua aria un po' disillusa: non faccio mai progetti a così lungo termine. Come dire, che è una battuta che può servire quando abbiamo qualcuno tra i piedi per sbolognarlo. Sono quelle cose che il cinema americano era assolutamente geniale, nel senso che, anche perché gli sceneggiatori che facevano i film americani erano A, grandi professionisti, B, magari si chiamavano Steinbeck, si chiamavano Faulkner, si chiamavano Philip Marlowe, cioè letterati che sapevano usare le parole. Tutto questo discorso un po' fumoso e fin troppo lungo era per cercare di inquadrare quest'idea del cinema come dire vita diversa che vediamo sullo schermo, come mondo che ha una sua coerenza, che ha una sua logica interna e che però, vuol dire, ha anche un suo fascino, una sua capacità di raccontare.
è per questo che il cinema continua, sono convinto che la forza del cinema, soprattutto se visto nel modo giusto per cui è stato pensato, cioè su un grande schermo all'interno di una sala buia, è quella di aprirmi gli occhi su qualcosa di diverso, di offrirmi delle esperienze, di farmi vivere delle esperienze che altrimenti non avrei potuto vivere, che non sono soltanto quella di estrarre la pistola più in fretta del mio nemico o di cavalcare meglio di qualsiasi cavallerizzo, ma proprio, come dire, il fatto che mi trovo di fronte a un mondo costruito in un certo modo, dove proprio per quella logica che dicevamo prima della chiarezza e della evidenza delle cose, i problemi sono raccontati in un certo modo e i problemi vengono risolti in una maniera che appunto il cinema è capace di fare, di offrirmi, e che mi serve con cui io faccio i conti dal punto di vista della mia esperienza. Non penso di poter essere come Claire Gable in Via col vento, ma vorrei dire lo scontro che esiste tra la determinazione di una donna che vuole andare avanti e che è pronta a dire beh, domani è un altro giorno, e un mondo che invece non accetta la sua libertà, beh, questo tipo di messaggio, questo tipo di situazione è qualcosa che con cui devo fare i conti, con cui comincio a fare i conti, perché questa è la forza del cinema, del grande cinema, la capacità di farmi fare i conti con qualcosa che non conoscevo, con il bisogno di aprire gli occhi su una realtà su cui non l'avevo mai aperto. Cos'è il neorealismo se non questo? La capacità del cinema italiano di invitare gli altri italiani a guardare una realtà su cui forse avevano distratto gli occhi, erano andati dall'altra parte. C'è una scena famosissima in Roma Città Aperta, dove siamo all'interno del centro della Gestapo, dove sono state arrestate due persone. Da una parte il antifascista, il partigiano, diciamo, l'ingegnere interiore Jean Jacquet, che viene torturato duramente perché i nazisti vogliono avere i nomi dei suoi compagni. Nella stanza di fronte, diviso in un corridoio, hanno preso il prete, diciamo, del quartiere, quello interpretato da Aldo Fabrizi, e lasciano aperte apposta le stanze, le porte, in modo che lui veda quello che rischia di fare anche lui, di subire anche lui, cioè la tortura, cioè la violenza. Ecco, in quell'inquadratura Rossellini, invece di abbassare la macchina da presa, di far vedere allo spettatore, non so, magari la reazione di disgusto, di paura o di dolore, come spesso succede al cinema, dove non ci facevano vedere, adesso c'è un po' di compiacimento nel mostrare il sangue, ma spesso di fronte alle scene più efferate e lì torturavano una persona il film è uscito nel 45, erano ancora argomenti scottanti su cui spesso le persone avevano vissuto in prima persona. Ecco, invece di far intuire che stavano torturando una persona, perché si vede quella fiamma ossidrica, che accendono la fiamma ossidrica, e magari lasciare tutto, giocare tutto sulla faccia di chi guarda per far vedere, per far capire quello che sta succedendo, no. Rossellini per la prima volta no, ma come dire, al cinema costringe lo spettatore a non chiudere gli occhi, a non abbassare lo sguardo, a guardare, a aprire gli occhi veramente. Questo è il neorealismo. Cioè il neorealismo, se il cinema americano ci vendeva dei sogni, il cinema italiano del dopoguerra ci offre un'altra cosa, ci costringe a fare i conti con un mondo che forse non vorremmo vedere, perché non è un mondo così bello, è il mondo dei poveracci a cui rubano una bicicletta e che finisce per trasformare quasi in ladro una persona che invece voleva soltanto cercare di guadagnare poche lire per la propria famiglia, con questo finale
assolutamente, un film che ci fa vedere la povera, la vita grama e povera dei vecchi senza pensione, con poca pensione, che sono costretti a fare i conti con quello che gli ho, quello che riescono a, a risparmiare. È un film, è un cinema che ci mostra, come dire, un mondo che non vorremmo, forse che non vorremmo vedere, o su cui forse avevamo chiuso per troppo tempo gli occhi, perché non ce l'avevamo mai fatto vedere, la propaganda, tutto quello che volete, aveva impedito di guardare. Ecco, il neorealismo è una finestra spalancata sul mondo, perché ci costringe a guardare qualcosa che non volevamo guardare. Adesso il neorealismo è il caso più eclatante, diciamo, da questo punto di vista, però l'altro grande innovazione che il cinema mondiale avrà negli anni 60, quello delle nouvelle vague in generale, nome francese, nouvelle vague, creato da una giornalista, François Giroux, per un'inchiesta sulla generazione, la generazione che si affacciava alla vita senza aver avuto l'esperienza della guerra mondiale, che naturalmente aveva segnato le persone proprio fisicamente qualche volta, ma soprattutto psicologicamente. A un certo momento, verso la fine degli anni 50, si affaccia alla vita una generazione che quell'esperienza non l'ha fatto, perché era piccolissima, non si ricordava, oppure addirittura perché era nata dopo. Era una specie di, questo articolo famoso fu chiamato una nouvelle vague, una nuova ondata. Questo termine, che era quello che stava ad indicare, come dire, la voglia di vivere le cose in una maniera completamente diversa, forse anche fregandosene un pochettino di quell'impegno, di quello senso del dovere che aveva spinto i padri di questa generazione a fare i conti con la ricostruzione, perché dopo le guerre c'è sempre questo periodo fondamentale. Ecco, le nouvelle vague, che è venuto in Francia ma poi si è diffusa in qualche modo in tutto il cinema europeo e non solo, cosa facevano? Aprivano una finestra in una maniera diversa, cioè se fino allora i film erano tutti in qualche modo, per la maggior parte, costruiti secondo delle regole molto precise che da una parte rispettavano quel linguaggio che abbiamo accennato, era stato messo a punto da Hollywood, dove tutto era assolutamente perfetto, tutto aveva un senso, ma soprattutto dove tutto era perfettamente controllato, gli attori erano doppiati, le scene spesso erano ricostruite in studio, il cielo era fatto in studio in modo che si poteva fare il colore che ci serviva, controllavamo le nuvole, i fondi, dove tutto era sotto controllo. Improvvisamente la nouvelle vague decide che vuole raccontare la vita così com'è, brutta, confusa, non perfettamente a posto, con tutte le sue difficoltà, complicazioni, con tutte le sue gli errori, i suoi spigoli, proprio perché pensavano che non ne potessero più di un mondo così falso come era quello del passato, dove hanno fatto dei film bellissimi, nessuno mette in discussione, dove c'erano degli attori bravissimi, e però c'era anche la voglia di cambiare completamente. Allora ecco che questa finestra del cinema comincia a proiettare dei film che aprono su un mondo completamente diverso, nuovo, che non conoscevo mai, dove ci sono degli attori nuovi. Jean-Paul Belmondo, per esempio, è uno per parlare della Francia, dove per la prima volta mi fanno vedere delle cose come non sarei mai aspettato, dove magari i personaggi non recitano perfettamente, non hanno una pronuncia impeccabile, magari si mangiano le parole, però invece sono vivi, sono veri, sono come noi, come le persone che vediamo tutti i giorni. E questa cosa è un altro tipo di esperienza che poi ha coinvolto non soltanto la Francia,
qui i nomi sono Truffaut, Godard, Chabrol, Rivette, Romero, vedete tutta una generazione, Lavardà, Renée, di persone che hanno una generazione che ha cambiato il modo di raccontare, perché ha completamente dimenticato le regole che sembravano ferre fino a un po' di tempo fa. E poi questa libertà inventiva ha coinvolto per esempio molti paesi dell'est che in quegli anni vivevano una situazione molto complicata e molto difficile, perché bene o male, come dire, sotto il, chi più chi meno, sotto il tallone dell'Unione Sovietica, molto più in se stessa, che come dire, molto si respirava ben poca libertà, ma ha coinvolto anche il cinema brasiliano, ha coinvolto anche il cinema indiano con alcuni registi come Satyajit Ray, questi soffi di libertà che ogni tanto il cinema inventa poi si trasmettono da schermo a schermo, da stato, da paese a paese, da film in film, e sono molto contagiosi e portano le persone a rimettere in discussione che cosa? Il modo con cui guardiamo le cose. In fondo queste finestre di cui vi dicevo, queste aperture su questo mondo, sono anche, sono tutti dei modi diversi di guardare le solite storie. Poi le storie sono quelle 10, sono quelle 15, non ce ne sono molte di più. Lui, lei, l'altro, il gruppo contro la cattiveria della natura, l'ostacolo da superare, i film sono sempre quelli. Però ogni volta il cinema, la forza del cinema è la capacità di raccontare quelle cose come se fosse la prima volta, come se fossimo diversi, come se fossero delle cose che vediamo per la prima volta, perché lo sguardo dei grandi registi, naturalmente ci sono anche i cattivi registi, ma lo sguardo dei grandi registi è proprio questo, è quello di raccontare delle cose con uno sguardo, da un punto di vista, diciamo, che mi lascia aprire. Non avevo mai pensato che si potesse fare una cosa del genere, che non è soltanto che invece di mettere la macchina da presa qui di fronte per riquadrare voi, la metto dall'alto, dal basso, la faccio roteare 7 volte, che non serve assolutamente a niente, perché sono quelle dimostrazioni di stile che lasciano il tempo che trovano. No, è proprio il modo con cui certe storie vengono raccontate, certi personaggi, di certi personaggi vengono fatti vedere certi aspetti e non altri, perché sono quelli che mi aiutano e che mi fanno capire. Ragazzi, io parlo troppo, poi non ho la mitica salvazione accademica che mi fa parlare 6 volte il professore, io sono, parlo troppo. Bisogna fare, se continuiamo un pochettino questo discorso storico, bisogna fare un piccolo salto in Italia, perché in Italia nel dopoguerra inventiamo un modo di fare cinema, quello chiamato neorealista, come dire, che distrugge le riprese fatte nel, distrugge una serie di pilastri del cinema tradizionale, che erano appunto le riprese fatte in studio dove tutto era controllato, qui no. Se il giro all'aperto succede quel che succede, distrugge le presenze carismatiche delle star. Di solito i protagonisti dei film non sono degli attori popolarissimi, non è completamente vero, gli attori presi dalla strada qualche volta è vero, qualche volta no. Roma città aperta, che è il film Carnegie, no? Il film che inaugura l'azione del neorealismo, è interpretato dai 2 attori più cari, più popolari e più esosi del cinema italiano, Fabrizio e Lamagnani, che si dice si fossero litigati per essere pagati uno più dell'altro. Quindi, come dire, non sempre è vero che i figli De Sica, invece, La delle biciclette, Umberto D, sono film dove gli attori sono veramente presi dalla strada, perché volevano delle facce che fossero vere, reali, e non che fossero, come dire, già conosciute dal,
dal pubblico, ma il cinema italiano, se appunto negli anni dopoguerra, è un cinema che cambia il mondo, cambia il modo di vedere, di raccontare del cinema, la gente impara dai film italiani. Poi però, come dire, il cinema italiano diventa un cinema molto importante mondialmente. Negli anni 50 non mi ricordo quanti Oscar vinciamo, ma siamo sicuramente tra gli stati che ne hanno vinti maggiormente. De Sica, Fellini, sono registi che si impongono in tutto il mondo per la loro straordinaria abilità. Nel 1960, l'anno in cui la Nouvelle Vague in Francia viene applaudita e viene considerata la cosa più importante che avviene in Francia, i giovani, dicevo prima Truffaut nel 59 fa i pugni in tasca, per esempio i pugni in tasca a Cannes, e poi Godard, e poi gli altri presentano questi film tra virgolette rivoluzionari, nel senso che raccontano delle storie in una maniera che nessuno prima aveva mai raccontato. Nel 1960 in Italia esce La dolce vita, che è uno dei film più belli della storia del cinema, Rocco e i suoi fratelli, Visconti, un melodramma ambiziosissimo, racconta l'immigrazione meridionale in Italia, la storia di una famiglia che dal sud arriva a Milano e poi questa famiglia che si perde di fronte alla evoluzione alle contraddizioni della società milanese e italiana. Dall'altra parte L'avventura, cioè il film di Antonioni, che sovverte completamente il modo di raccontare. È un film dove, non so se l'avete visto, ma all'inizio c'è una persona che scompare e poi alla fine non gli frega più nessuno che fine ha fatto questa persona. Cioè, di solito siamo abituati, scompare una persona, la gente si mette a cercarla, poi scopriremo, il film ci racconta cosa succede. No, perché la cosa di Antonioni non interessava raccontare un giallo, interessava raccontare le reazioni delle persone, delle altre persone di fronte a questa scomparsa, come dire queste persone entravano in rapporto le une con le altre, si ponevano di fronte, volevano sfruttare o non sfruttare, sempre tra virgolette, questa sparizione. C'è una storia di innamoramenti tra proibiti, diciamo, in qualche modo, ecco. Diciamo, questi tre film sono film che Rossellini, che diciamo era il maestro del neorealismo, fa l'anno prima il Generale della Rovere, che è un film che rimette in discussione il mito della resistenza, perché il protagonista è un fanfarone che si finge partigiano. Il film è ambientato nel 44 nel carcere di San Vittore a Milano, che si finge partigiano per poter strappare informazioni ai partigiani che sono in cella con lui, per darli all'SS, ma che poi a un certo momento invece scopre la dignità umana e che decide, come dire, crede veramente di essere, entra veramente nel personaggio di questo mitico generale della Rovere e finisce, come dire, per offrirsi in sacrificio, sacrifica se stesso pur di essere coerente con il proprio personaggio. Ecco, cioè, questi film sono film di maestri rispetto a cui è difficile contestare qualcosa. I francesi, Truffaut, Godard, se la prendevano col cinema de papà, il cinema del papà, un cinema fatto bene, perfetto, pulitino, costruito perfettamente, ma un po' inerte. I poveri registi italiani facevano i conti con un cinema di altissimo livello, La dolce vita, Rocco e i suoi fratelli, L'avventura, erano il miglior cinema al mondo allora che si considerava. Quindi difficile prendersela con dei padri così, e questa è una delle ragioni per cui in Italia forse non abbiamo avuto delle vere rivoluzioni contro i padri, perché abbiamo sempre avuto dei padri forse più bravi dei figli, e quindi, come dire, che valeva la pena rispettare. Per cui
gli unici due registi influenzati dalle Nouvelle Vague, almeno a livello ideologico, cioè da una parte Bernardo Bertolucci e dall'altra Marco Bellocchio, che riescono a fare dei film qualche anno dopo, Il pugno in tasca è del 65, prima della rivoluzione, non mi ricordo quando fosse, ma grosso modo siamo in quegli anni lì, forse un anno prima, un anno dopo, perché sono sì dei film che raccontano in modo completamente diverso da quello di Monti, di Antonioni, così, ma sono anche dei film che hanno meno impatto, meno forza sul cambiamento. L'Italia sta andando all'inizio degli anni 60, il pubblico italiano apprezza questi film, La dolce vita è uno dei film che hanno avuto il maggior numero di spettatori in assoluto nella storia del cinema, mi sembra 13 milioni e mezzo di spettatori, naturalmente il caso in lire è minore, ma se pensate che Checco Zalone, che ha riempito pagine e pagine di giornali, è arrivato sì e no a 7 milioni col suo film, vi rendete conto di cosa voleva dire il successo della dolce vita? Cioè, tanto, certo, Checco Zalone il biglietto costa 10 euro, quello della dolce vita costava forse 200 lire, però il numero di spettatori e di biglietti, la differenza è notevole. Ma dicevo, il pubblico, che pure apprezzava questi film, scopre di amare moltissimo quella che è diventata forse il nostro fiore all'occhiello negli anni 60, cioè la commedia all'italiana. La commedia, una commedia, quindi dei film comici, divertenti, ma però, come dire, capaci di graffiare la realtà italiana, capaci di essere duri, caustici. Quanti sono i film, le commedie che finiscono con la morte del protagonista? Tragica. Sorpasso, alla fine il protagonista si va a schiantare, cioè il protagonista, il giovane innocente, va a schiantarsi in macchina. Nei Soliti ignoti, a un certo momento, quello da cui parte tutta l'operazione finisce tragicamente sotto un tram e muore anche lui. La morte fa parte della commedia italiana, questo per spiegarvi che quando oggi si parla queste qui sono le nuove commedie italiane, bisogna andare con i piedi di piombo. Però, come dire, negli anni 60 la commedia italiana apre un modo diverso, ancora una volta, di guardare il cinema, cioè un cinema che sapesse divertire, che sapesse far sorridere, ma che fosse capace anche di fustigare, di mettere, come dire, alla berlina la società italiana, una società che cominciava a pensare di essere arrivata. Gli anni 60 sono gli anni del boom, finalmente dopo aver tirato la cinghia per tanto tempo arriva in Italia un po' di ricchezza, un po' di benessere per tutti, e però col benessere arriva anche qualche vizio di troppo, qualche corruzione di troppo, qualche orgoglio di troppo, e ecco che la commedia italiana racconta queste cose. Se non l'avete mai visto, vi consiglio di vedere Una vita difficile, che è una commedia dove c'è Sordi che fa il giornalista di Belle Speranze di sinistra, che cerca in tutti i modi di essere coerente con le proprie idee, fino a quando è costretto da un paese che non accetta più chi è così coerente a fare i conti, a scendere dei compromessi. Poi, come dire, se non l'avete visto, vi lascio il piacere di scoprirlo. Ci sono due o tre delle più belle scene del cinema italiano: la cena dove per caso capitano a casa dei monarchi, di un gruppo di monarchici, la sera in cui arrivano i risultati del referendum tra Repubblica e Monarchia, che è una delle scene più esilaranti che il cinema italiano abbia raccontato. Il cinema italiano di allora era un cinema che sapeva raccontare la realtà, guardarlo, però raccontarla facendo ridere, scherzando, ma senza, come dire, ma mantenendo sempre un livello di qualità estetica, recitativa, narrativa, che poi, ahimè, si è un po' perso negli anni e che sicuramente non è stata recuperata dalla tradizione dei cinepanettoni, che
ne dicano alcuni colleghi. Poi la storia del cinema italiano è lunga, passa attraverso alti e bassi, momenti di crisi. Quello che l'America ha subito alla fine degli anni 50 con l'arrivo della televisione, noi lo subiamo negli anni 70, grosso modo, per cui le frequentazioni del cinema crollano moltissimo. Nasce un cinema che c'è sempre stato in qualche modo, ma qui con dei numeri, con una percentuale molto più consistente, molto più becero, perché cerca di fare concorrenza alla televisione, vuol dire, sfruttando quelle cose che in televisione non si possono vedere, le docce dal buco della serratura della Fenech, i rumori, come dire, fisici, organici di Pierino e C, anche un certo sadismo, tra virgolette, una certa capacità di raccontare la realtà in maniera molto più forte, molto più dura. La televisione non può permettersi, non vuole vedere queste cose, il cinema percorre delle strade per fare i conti contro questo nemico, e poi pian piano, a partire dalla metà degli anni 80, riprende a ritrovare una propria forza, guarda caso ancora una volta grazie alla comicità, a certe commedie, i cosiddetti nuovi comici. Voi probabilmente siete nati grosso modo in quegli anni, quindi non ve lo ricordate, ma Moretti, Verdone, poi Michetti, Nuti, chi c'era ancora non me lo ricordo, erano tra tutti nel calderone dei nuovi comici, cioè di persone che facevano ridere in una maniera diversa, che non era più appunto l'insegnante Valmare con tutta la classe o Pierino la dottoressa del distretto militare, ma erano degli altri modi diversi. Poi chi ha fatto una carriera ammirevole, Moretti, Verdone, chi invece ha avuto delle cadute di tono, che è stato male, non è inutile stare qui a menarla, non è questo il nostro scopo. Ancora una volta il cinema ha imparato a farci vedere qualcosa in maniera diversa, certo in maniera un po' individualista, in maniera un pochettino meno attenta al contesto sociale, più attenta al personaggio di Moretti. Da questo punto di vista è molto emblematico, perché è un personaggio, come dire, orgoglioso della propria diversità, della propria indipendenza. Sono uno splendido quarantenne, sono uno splendido cinquantenne. Grazie a Dio anche per lui il tempo passa, e nell'ultimo film soprattutto smette di pensare di essere uno splendido quarantenne o cinquantenne, quella che è, e pensa in qualche modo a come il suo a allargare il proprio sguardo al mondo che gli sta intorno, accorgersi che non può stare in una specie di torre d'avorio dove lui è intoccabile, perfetto, è praticamente inattaccabile, ma invece a misurarsi con le contraddizioni del mondo, il dolore per esempio, che nei film precedenti era apparso molto poco e che invece adesso, come dire, diventa qualcosa che lo costringe a mandare in crisi addirittura la propria attività di regista, perché anche se la protagonista è una donna, è chiaro che la protagonista è Moretti nel suo film, e la morte della mamma mette in scena quello che è avvenuto rispetto a se stesso. Verdone per esempio è un personaggio che è passato dalle macchiette, dalla capacità di osservare e far ridere i personaggi che aveva intorno, cioè che copiava le smorfie e i tic esagerandoli che aveva intorno, a un tipo di comicità forse meno comica, forse qualche volta non perfettamente riuscita, perché non sempre i film sono tutti della stessa qualità, ma dove fa anche lui i conti un pochettino di più con un mondo che ci sta intorno e che ci guarda. E poi c'è invece un tipo di, così smetto, se no parlo troppo, un tipo di generazione, l'ultimissima, che fa i conti con
la forza del documentario, cioè con la forza della realtà, che impara a raccontare delle storie che sono meno legate a delle, che rispondono meno a delle, a dei diktat narrativi, cioè delle belle storie con un inizio, uno svolgimento, una fine, ma si lasciano più andare a delle impressioni, a delle sensazioni, per usare il cinema, perché, per aprirci delle finestre su qualcosa che non pensavamo potesse esistere o comunque non conoscevamo, e cioè sul mondo più marginale, un mondo dove la poesia e la realtà si mescolano. Penso ai film di Pietro Marcello, penso ai film di Fran Martino, penso ai film di Alice Rohrwacher, di Giorgio Diritti, di Cipriano Maresco, cioè tutta una generazione di registi che non si preoccupa più della coerenza delle sue storie, ma usa il cinema per convincere, per indirizzare lo spettatore in mondi ancora una volta nuovi, diversi, dove si ride, ma magari si ride freddo, dove ci si perde dentro certi percorsi che forse non sono così evidenti, ma che però hanno un fascino che forse diverso perlomeno da quello che potevano avere altre generazioni e altri film. Siamo arrivati a oggi, finito, basta. Io domani non lo conosco. Io spero di aver detto qualcosa che avesse una sua logica. Silenzio mentale. Se avete delle chiare delle domande, so, poi io posso continuare a menarvela su cosa faceva il cinema classico e non il cinema classico, però forse se avete delle curiosità o domande, forse è meglio. O no? 5 minuti di tiriamo il fiato e poi ripensate un po'. E... posso chiedere una cosa? Certo. Allora, visto che lei è autore di questi preziosi dizionari, esce dalla professoressa, non so se regge quel tavolo, stia attento, forse meglio una mi siedo dietro la cattedra, ma perché dopo un po', dopo un po' bisogna di dormire. Allora, questo è uscito quest'ultimo dizionario dei film aggiornato, ed è un volume che... La storia del dizionario degli anni ci ha accompagnati. Allora mi piacerebbe che lei provasse a indicare ai ragazzi alcuni film irrinunciabili. Irrinunciabili? Un numero che lei... Top ten è difficilissimo. Irrinunciabili per te, soprattutto del cinema più lontano da loro, insomma, quello che loro non conoscono. È un po' difficile ridurre a 10. Ogni 10 anni c'è una rivista inglese, Sight and Sound, che fa un'inchiesta con 250-300 giornalisti di tutto il mondo, l'ha chiesto anche a me, quali sono i 10 film più belli della storia del cinema. E è un'inchiesta che è partita negli anni 50 e che fino al 2002, mi sembra, 2003, non mi ricordo, aveva sempre messo come primo film più bello di tutti Quarto Potere di Orson Welles. L'ultima edizione, Quarto Potere, è retrocesso al secondo posto e primo è La donna che visse due volte. Io penso che Quarto Potere sia più bello, però no, è difficile decidere quali sono i film più belli della storia del cinema, irrinunciabili, anche perché, come dire, un discorso sono i film che possono aver segnato la storia del cinema, che hanno fondamentali per l'evoluzione dell'arte cinematografica. Altri sono i film che rispondono a delle caratteristiche anche qualche volta personali, estetiche, affascinanti, così. Penso che ci siano alcuni registi che andrebbero affrontati e visti, perché sono i registi, sono dei registi che hanno in qualche modo impresso alla storia del cinema un passo diverso che vale la pena di seguire. Uno è appunto, cioè cominciamo dall'Italia.
Rossellini è irrinunciabile. Il vostro non compatriota, ma che sta dall'altra parte, il vostro l'amico, amico nemico parmense, Bernardo Bertolucci, ha fatto un film dove a un certo momento c'è una battuta che dice: non si può vivere senza Rossellini. E è vero, ma non perché Rossellini sia così, perché Rossellini è stato il regista che prima e meglio di tutti è riuscito, come dire, a cogliere la realtà della realtà. Cosa voglio dire? Il film è sempre un'opera di finzione, anche il documentario più documentario della Terra. C'è stato una volta un regista in canadese che aveva deciso di fare un film, proprio ha messo uno strano aggeggio all'interno di una, si chiama Michael Snow lui, ha messo uno strano aggeggio all'interno di una valle deserta, un aggeggio, una specie di asta dove era attaccata una cinepresa che girava su se stessa muovendosi dall'alto in basso in modo da riuscire a riprendere, come dire, tutto quello che succedeva. L'ha lasciata lì e l'ha fatta partire e per due ore, adesso non mi ricordo quanto, uno vede soltanto, cioè, questa cosa qui, come dire, il massimo dell'oggettività, nessuno è la macchina da presa, è soltanto una pura costruzione meccanica. Eppure anche in quel caso poi c'è sempre all'interno qualche cosa che decide come inquadro, qual è la parte, quella parte che sta fuori dall'inquadratura, quella che non sta fuori, come dire, qualsiasi tipo di cinema è finzione, tra virgolette, anche il documentario più documentario di tutti. Dato questo di partenza, perché a questo punto non esiste, cioè sembra di essere, non so, i tempi di Cartesio, quelle robe lì che nego tutto, faccio tutte queste cose qua, alla fine cogito e consumo e poi mi sparo, perché non vado più avanti. Ecco, dato per scontata una cosa del genere, e cioè che c'è sempre una componente di finzione ovunque, ecco, la capacità di Rossellini è stata proprio questa, è stata quella di mostrare, di far vedere, di aprire gli occhi per cogliere una realtà, le contraddizioni di questa realtà che il cinema prima di lui, ma in qualche modo anche forse dopo di lui, non riusciva a cogliere. C'è un film che si chiama Viaggio in Italia, non so se lo conoscete, che è un film molto bello e molto affascinante, che io avevo messo in quel famoso elenco dei 10 film più belli della storia del cinema, dopo Quarto Potere naturalmente. Viaggio in Italia racconta il viaggio in Italia di una coppia, lui inglese, lei italo-inglese, lui George Sander, lei Ingrid Bergman, che arrivano in Italia, prima a Roma e poi a Napoli, perché c'è una casa che devono in qualche modo, di cui devono risolvere la proprietà, devono vendere, se non mi ricordo bene. Non succede molto, si capisce che i due non vanno d'accordo, che hanno deciso di separarsi, uno una sera esce da una parte, quell'altra sta dall'altra parte. Ci sono una serie di piccoli accadimenti di una normale coppia borghese stanca l'uno dell'altro, ma che non vogliono litigare, non c'è mai melodramma. C'è una scena però, il film è in bianco e nero, che io considero indimenticabile. A un certo momento lei si apre una sdraio in questa casa vicino a Napoli, apre una sdraio e si mette lì al sole. Il film è in bianco e nero, non si vede niente, eppure ti sembra di sentire il sole che ti scalda, sembra di capire, come dire, i sentimenti che ci sono dentro a queste persone. La capacità di Rossellini era questa, senza parole, riuscire a cogliere quelle sfumature di realtà che in maniera diretta, semplice, senza far dialoghi lunghissimi che spiegano la rao, che spezzano il capello in quattro, no, come dire, la capacità di fare una cosa del genere, di aprire gli occhi e di guardare, che era quello che aveva fatto con Roma Città Aperta, che ha fatto con Paisà, che ha fatto con Stromboli, come dire, la storia di una prigioniera che spera di scappare dal campo di concentramento abbindolando una guardia e dice volendo sposarla. Ci sono questi, come dire, Rossellini è sicuramente uno che vale la pena di vedere. Poi alla fine
è arrivato a un cinema didattico, faceva delle serie per la televisione, Pascal, Cartesio, Gli Atti degli Apostoli, il suo film su La presa del potere di Luigi XIV, che è una ricostruzione storica di quello che è successo al tempo del Re Sole, la socialità, è un piccolo capolavoro di storia spiegata attraverso il cinema. E quindi diciamo che Rossellini, da questo punto di vista, era veramente la persona che era capace di guardare la realtà come pochi, ha insegnato a guardare la realtà a generazioni di cineasti. Fellini invece è un regista che ha insegnato a inventarla la realtà. Non c'è niente di vero nei suoi film, neanche gli attori, perché siccome prendeva delle figure, dei personaggi che gli piacevano, poi gli faceva recitare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e poi li doppiava con le voci di altri. Era tutto completamente finto. A Marcord, vi ricordate forse il passaggio del Rex, il mare è fatto da dei sacchi di plastica, quelli che servono per la spattumiera adesso. Il Rex è una sagoma con i buchi con dietro la luce, eppure è una scena che non si dimentica, nel senso che è la capacità, come dire, la forza della fantasia, la forza dell'immaginazione, la capacità di costruire un mondo tutto finto ma tutto vero. Questa è la cosa straordinaria di Fellini. È un mondo, come dire, che non 8 e mezzo racconta la crisi di un regista che non sa che film fare. Fare un film su un regista che non sa che film fare, come dire, eppure è un film dove i sogni, le fantasie, le angosce, le cose prendono pian piano forma. La Dolce Vita è un film geniale, non tanto perché racconta la Roma del 1960 e in qualche modo il disfacimento di quella Roma, perché intuisce già dove sta andando l'Italia. Tu vedi quel film nel 60 e capisci cosa succederà negli anni successivi, come dire, la perdita di qualsiasi centro morale, di qualsiasi invenzione, e tutto fatto, come dire, con una, in una maniera anche questa qui tutta finta, tutta girata in studio, tutta fatta in maniera molto, per cui Fellini e Rossellini vanno visti. Poi vabbè, forse il film più conosciuto al mondo del cinema italiano è Ladri di biciclette, De Sica. Se non l'avete visto, se non l'avete visto almeno 10 volte, va visto, perché bisogna guardarlo. E anche Umberto D, che è l'altro grande capolavoro di De Sica. Poi vabbè, io non sono un grandissimo fan di Visconti, però nel senso che mi sembra qualche volta un po' troppo carico e sottolineato, però Ossessione è un film straordinario. Senso cerca per la prima volta di fare i conti con il Risorgimento italiano e i suoi problemi. Rocco e i suoi fratelli e Il Gattopardo sono due, come dire, due sogni di onnipotenza, credere di essere capaci di ricreare un mondo che non c'è più. Da una parte quello sottoproletario urbano di Milano, degli immigrati, dall'altro quello aristocratico dell'Ottocento siciliano. Poi ci sono dietro 2000 altri discorsi, una lettura della storia di un certo tipo, una militanza comunista di un altro tipo. Visconti era nobile, era il Conte Rosso perché era un nobile, i Visconti di Modrone, e però era iscritto al Partito Comunista, il Partito Comunista lo portava in palmo di mano. 2000 contraddizioni nel suo cinema, però come dire, Visconti va visto. Un altro regista che non amo tantissimo, sempre per rimanere in Italia, è Antonioni, nel senso che qualche volta le sue riflessioni sull'incomunicabilità mi sembrano un po' facili adesso, 2017. Nel 1960 è un po' diverso, però penso che Il Grido sia uno dei film più belli che il cinema italiano abbia fatto, film degli anni 50, metà degli anni 50, perché per la prima volta dimostrava che anche gli operai avevano dei problemi psicologici, potevano essere infelici, non soltanto perché non avevano
come si chiama, lo stipendio abbastanza perché il padrone li sfruttava, no? Perché, come dire, non ci sono soltanto i problemi materiali, ci sono anche i problemi appunto psicologici, psicanalitici, e Il Grido è un film a tutt'oggi ancora straziante. Di oggi non vi dico niente, Moretti, Verdone, Garrone, abbiamo parlato prima, Sorrentino, cioè, vabbè, lì lo sapete. Il resto, come dire, andando indietro, ci sono dei registi che secondo me hanno una forza straordinaria. Orson Welles è stato la persona che forse più di tutti è stato capace di prendere le misure e le distanze dalla mitologia americana per raccontare come quel tipo di società nascondesse dentro di sé molte contraddizioni. Lo stesso in qualche modo ha fatto Fritz Lang, che è un regista molto curioso perché è nato in Germania, ha fatto i suoi primi capolavori ai tempi del cinema muto, forse lo conoscete, Metropolis, un film che si immagina un futuro abbastanza distopico dove i ricchi vivono in superficie, i poveri vivono nei sottofondi, lavorano, devono far produrre energia e poi alla fine naturalmente arriva questa strana figura un po' messianica, un po' cristiana, un po' fantascientifica, che scardina questa rigida divisione in classi. Il film però, al di là del suo messaggio, che è abbastanza ambiguo da questo punto di vista, ha la sua forza soprattutto nella capacità di costruire dei mondi. Il film è del 28, che il cinema allora non era capace di fare. Poi, proprio dopo questi film, Fritz Lang scappa dalla Germania nazista, nel senso che Goebbels lo chiama, lui sostiene che Goebbels l'aveva chiamato per offrirgli di dirigere la cinematografia nazista e il giorno dopo scappa. La realtà è un po' diversa, è stato impiegato un po' di tempo andarsene via, però è vero che è andato via dalla Germania, è andato prima in Francia e poi in America, dove ha fatto degli altri film che forse che una volta la critica considerava meno interessanti, ma che invece sono stati poi molto rivalutati e sono altrettanto importanti, che sono dei film centrati tutti su un tema fondamentale, e cioè che l'uomo dentro di sé ha anche delle pulsioni negative. L'uomo non è buono e basta, poi succede che è povero, si arrabbia, così, no? L'uomo dentro ha una violenza, una aggressività con cui devi fare i conti, e ha fatto una serie di film, penso a Furia per esempio, penso alla Donna del ritratto, penso a Strada scarlatta, a tanti film di questo tipo, dove penso al Grande caldo, che è forse il film che amo di più dei suoi, che è un giallo dove c'è un poliziotto a cui uccidono la moglie, che vuole vendicarsi perché la vendetta è la cosa che gli interessa di più. Chi se ne frega della legge, chi se ne frega della legalità, voglio assolutamente vendicarmi. Dove c'è un personaggio celeberrimo che è Gloria Graham, che è un'attrice, che è l'amante del bandito, che viene sfregiata da questo bandito che gli butta il caffè bollente addosso, per cui ha una metà bellissima che è Gloria Graham, e dall'altra parte invece tutta rovinata, cioè proprio le due, una metafora talmente evidente, come dire, però costruita in maniera molto intelligente, sul fatto che l'uomo è due cose contemporaneamente, può essere buono, può essere affascinante, ma dall'altra parte ha dentro anche una carica distruttiva. L'altro grande regista con Fritz Lang, che va assolutamente visto per rimanere sempre nel cinema occidentale, è Louis Buñuel. Buñuel è, come dire, un regista spagnolo, che è nato con l'Avanguardia, che ha fatto i primi film con Dalì,
che poi è emigrato in Messico, poi ha girato mezzo mondo, è stato tornato in Spagna, ma col franchismo non si beccava, è andato in Francia a girare, e che ha la capacità di raccontare dei film che sono sempre e spesso delle metafore un po' surreali. Lui ha partecipato al movimento surrealista, e che utilizza la non logica surrealista per smontare delle situazioni tradizionali e normali. Ha fatto dei film da questo punto di vista straordinari, oltre al fatto che poi ogni tanto ha fatto dei film invece di un forte realismo, ma talmente forte. Lui all'inizio ha fatto, quando era giovane, ha fatto un documentario che si chiamava Las Hurdes, che era un documentario su una delle regioni più povere della Spagna. Fa impressione vedere la povertà di queste persone, e ogni tanto questa vena realistica torna fuori, per esempio con i figli della violenza, Los Olvidados, che è la descrizione della vita quotidiana di un gruppo di ragazzi senza famiglia, senza nessuno, di una forza e di una violenza straordinaria, ma una violenza non come si vede oggi con i corpi squartati, il sangue che esce, le cose che vengono fuori, no, una violenza psicologica, di quelle che ti rimangono dentro e che ti fanno pensare. Quindi, come diciamo, Buñuel e Lang vanno assolutamente visti. Orson Welles anche. Io poi metterei John Ford. John Ford trovo che sia un regista che è capace di raccontare come pochi l'umanità delle persone. Raccontava delle storie di cowboy, raccontava delle storie di personaggi, però le raccontava sempre in una maniera un po' strana, che non erano mai... Certo, c'è Ombre Rosse, dove tra l'altro il protagonista è un ricercato dalla polizia, dallo sceriffo, perché è accusato di aver ucciso una persona, ma la sua capacità, che è quella da una parte di raccontare la storia dell'America, l'uomo che uccise Liberty Valance, è la storia, come dire, di come l'America è passata dall'età delle pistole all'età della legge. I due protagonisti, i due amici, uno John Wayne, che, come dire, è capace della pistola, l'altro James Stewart, che invece pensa di poter usare soltanto i volumi della legge, che rischia di finire malissimo se non fosse per John Wayne che lo salva. È il passaggio dell'età, ma è contemporaneamente, come dire, una straziante storia d'amore, perché tutte e due amano la stessa donna, la quale, come dire, e John Wayne, salvando James Stewart, farà sì che la donna che ama vada a vivere con James Stewart. Quindi, come dire, da una parte sono dei film che raccontano il mondo, la mela, il mondo in cui vive. È un uomo tranquillo, è un film che racconta, come dire, l'Irlanda, John Ford era irlandese, i comportamenti anche qualche volta fuori dal mondo, un po' curiosamente folcloristici dell'Irlanda, ma dall'altra parte sono anche film che raccontano l'umanità di queste persone, che al di là dei miti, dei doveri, le cose, hanno tutti in qualche modo, hanno dentro una forza nelle loro azioni, nelle loro convinzioni, e gente che sa fare, che fa le cose fondamentali. Poi cos'altro devo dirvi? Che ci sarebbe da vedere La corazzata Potemkin, che non è sicuramente una cagata pazzesca, ma anzi è un capolavoro se non l'avete mai visto. Ci sarebbe da vedere qualche film giapponese, perché non si può resistere a, non so, Vita di Oharu, Donna Galante, oppure I Sette Samurai, che è meglio dei Magnifici Sette, che è la stessa cosa, lo stesso, cioè ci sono, come dire, Mizoguchi e Kurosawa sarebbero da vedere. Se avete voglia di fare un tuffo in un mondo completamente diverso, i film indiani di Satyajit Ray, R-A-Y, da non confondersi con Nicholas Ray, che si scrive allo stesso modo, sono dei film bellissimi sulla forza eterna di questo paese e anche le contraddizioni insanabili di questo paese.
il Salone della Musica, che secondo me è uno dei film più belli che ho mai visto, è la storia di un Maharaja che ha talmente amante della musica che spende tutti i soldi e finisce in povertà per poter mantenere questa tradizione di concerti che vuole fare, ma fatto con una delicatezza, con una dolcezza e con una malinconia assolutamente unici. Poi cos'è che dovete vedere ancora? Proprio minimo, che se no vi dico da delle capre. Sì. Vabbè, qualche Berman. Io con Berman ho avuto un rapporto un po' complicato perché ho fatto il liceo in collegio e al giovedì sera mi facevano vedere, c'era il Cineforum, mi facevano vedere i film di Berman, ho cominciato a odiarli. Il Posto delle Fragole penso fosse il film che ho odiato di più nella mia vita, e anche Il Settimo Sigillo. Poi, grazie a Dio, dopo averli dimenticati per una ventina d'anni, li ho rivisti e ho scoperto che, al di là di questa forma un po', dire, da intellettuale nordico che ci crede molto alle cose che fa, però dire, sono film che hanno qualcosa da dirmi e quindi varrebbero la pena di vederli. In Inghilterra è un paese strano, sarebbero da vedere i documentari di Grierson più che le altre cose. Poi, sempre pensando al passato, beh, in Francia Renoir va visto, anche perché nella Regola del Gioco, che forse è il suo film più famoso, c'è una delle battute che bisogna imparare a memoria, che dice: il tragico della vita è che tutti hanno le loro ragioni, che è qualcosa che va scolpita nella testa, nel senso che bisogna ricordarsi queste cose. Comunque, La Grande Illusione, il film sulla Prima Guerra Mondiale, e La Regola del Gioco sono due film assolutamente che non si possono dimenticare. Così come va visto, andrebbe visto almeno Zero de Conduite, Zero in Condotta di Jean Vigo, che è invece un inno all'anarchia più pura, alla voglia di ribellarsi di alcuni studenti che a un certo momento fuggono da questo collegio ossessivo dove sono rinchiusi e scappano sui tetti sognando una libertà, indicando la strada di una libertà che solitamente le istituzioni negavano. E Lubitsch? Ah, è un altro. Però lui, beh, alla fine del mio dizionario, nella seconda parte, in MZ, che non c'è qua, ho fatto l'elenco dei film con 4 stelle. Quelli che hanno più 4 stelle di tutti, 4 stelle per me sono il massimo, sono Fritz Lang, Charlie Chaplin, perché se non vedete i film di Charlie Chaplin è inutile neanche cominciamo a parlare, perché sono di una bellezza, cioè, assolutamente, essere capaci di farsi commuovere ancora da Chaplin, non pensare di essere superiori. E l'altro è Billy Wilder, che è quello di A qualcuno piace caldo, è quello di Baciami stupido, è quello di Sabrina, è quello di Arianna, cioè tutte cose di questo genere, vuol dire film piacevolissimi da vedere, ma tutt'altro che anche molto intelligenti. Il maestro Billy Wilder aveva nel suo ufficio un cartello sopra con scritto: cosa ne penserebbe Lubitsch? Nel senso che dice, dire, ma di questa battuta qui cosa direbbe Lubitsch? Va bene o no? Perché Lubitsch è stato il suo maestro. Lubitsch è un altro di quei registi come Fritz Lang, come tanti, che nati in Europa, in Germania, nell'impero austro-ungarico, come lo stesso Billy Wilder, hanno lasciato la Germania e sono venuti in Europa, in America, a fare film. Lubitsch è, come dire, uno dei registi più deliziosi e geniali che esistono, nel senso che la sua intelligenza è tutta o in gran parte nel giocare, come dire, come se i suoi personaggi si muovessero all'interno di una scacchiera, un gioco di scacchi dove ognuno fa una mossa e questa mossa determina le mosse degli altri. È tutto un gioco di incastri, di rapporti straordinari. Anche qua le storie sono molto semplici: lui ama lei ama lui, no, ama quell'altro, sono tutte molto, in qualche modo molto stupide, tra virgolette, però con una capacità straordinaria di proprio di lasciarti
affascinato da come tutto diventa una specie di gioco geometrico perfetto, e dove appunto poi ci sono tutta una serie di battute, di gag che ne hanno fatto il maestro incontestato della commedia leggera. Poi cos'è che devo... Buster Keaton naturalmente, non si può non vedere, non so, Stanlio e Olio, se... non so quanti di voi conosco, cioè forse... però Stanlio e Olio ogni tanto la capacità che hanno di distruggere il mondo e di essere distrutti dal mondo è un invito niente male alla ribellione delle regole. Poi naturalmente c'è anche Truffaut, che qui, di cui qui c'è un fan, ma vabbè, Truffaut è secondario nel cinema mondiale. Cos'altro posso dire ancora? Che vanno assolutamente, registi che vanno visti. È l'anniversario dell'uscita di un film di Kubrick. Kubrick spesso passa per essere il più grande regista del mondo, e sicuramente è un regista ossessivo nella sua, nel controllo dei suoi film. I suoi film sono praticamente perfetti. Mi accorgo con gli anni, non dovrei dirlo, come per Hitchcock, che qualche volta i suoi film sono un po' troppo intelligenti per me, nel senso che ho voglia qualche volta di lasciarmi più andare. I film di Kubrick pretendono sempre un'attenzione totale, non puoi perdere un'inquadratura, perché qualsiasi tipo, cioè anche il filo d'erba che si muove là in fondo ha un senso, che è, come dire, che è una qualità straordinaria. È diventato matto, tra virgolette, nel voler controllare perfettamente qualsiasi cosa. Faceva i suoi film, erano, non ha mai fatto il film su Napoleone perché non trovava un attore disposto a firmare un contratto che durava 40 anni, perché lui voleva lo stesso attore che facesse Napoleone giovane, poi ventenne, poi trentenne, poi quarantenne, non lo so, come dire, era ossessionato da una serie di problemi che non finivano più. Però qualche volta i suoi film non sono così belli da rivedere. Secondo me ci sono dei film che sono più belli da rivedere e non da rivedere. Ci sono, per esempio, i film di Hitchcock, alcuni sono molto, non so, Caccia al ladro è un film che rivedo ogni volta che capita per caso in televisione, lo rivedo con piacere perché è proprio molto piacevole. Altri film sono un pochettino più angosciosi, giustamente faceva dei gialli, non soltanto dei gialli perché c'era un morto, c'era qualcosa da scoprire, ma erano dei gialli perché erano, vuol dire, che scavavano all'interno della psiche umana, psycho e cose di questo genere. Quindi qualche volta i suoi film... Poi c'è il film più bello di tutti, che è La morte corre sul fiume. Chi l'ha visto? È vero che è il film più bello di tutti, che è una favola, è una vera favola. È il film, l'opera prima, l'unica regia di un attore, Charles Laughton, un film assolutamente inclassificabile, è tratto da un giallo, David Grubb, ripubblicato recentemente da Adelphi. È un film straordinario, come dire, è una favola, c'è un orco cattivo, c'è la fata buona, la mamma oca che difende i bambini, ci sono i bambini, e c'è la capacità di usare il cinema nella maniera più poetica che esista. La scena della fuga lungo il fiume, di questi due bambini addormentati in barca, mentre da lontano si sente il cattivo orco, Robert Mitchum, con scritto Love and Hate, racconta la storia, la lotta tra il bene e il male, questa scena celeberrima dove fa queste cose, che da lontano li segue pian piano fischiettando questa canzone ossessiva, e ogni tanto la macchina da presa si lascia andare a delle riprese, si vede la rete di un ragno gigantesco in primo piano, una rana che gracida, si vedono delle stelle che sono evidentemente finte, sono dei buchi nel cartone nero da cui dietro c'è una stella, ma ha una forza, ha una capacità di trascinarti in questo mondo fatato, dove però c'è comunque l'odio, la violenza, la morte, l'avidità, tutte queste cose così. Secondo me è un film di una bellezza
Tornando al suo libro, credo che anche lui meriti una scuola. Ma che scuola, vabbè. No, questo film, tra l'altro, a volte quello sul film, l'aveva proiettato in pellicola quest'estate al Parco Raggi. Io l'ho visto lì. Abbiamo fatto ripartire la vecchia macchina in pellicola dopo un po' di anni. E c'è la Cineteca di Bologna che sta proponendo una volta al mese, grosso modo, dei capolavori restaurati. Però penso in digitale. Digitale. E vabbè, sì. No. Chi c'ha ancora la macchina con i carboni? Cioè, si fa fatica. No, guardano volentieri, però. Vabbè, cioè, a Bologna li fanno vedere anche al Festival Ritrovato, li fanno vedere che ormai bisogna fare i conti col digitale. Comunque. Sì, volevo farle una domanda, visto che adesso. C'ho 10 minuti, per devo scappare. Visto che poi c'è il concorso intitolato A memoria del giornalista e critico Giulio Cattivelli, e che c'è la concomitanza dell'uscita di una nuova edizione del dizionario, volevo chiederle se voleva confessare un po' i suoi segreti, le regole che si dà per scrivere le schede, perché questo dizionario c'è dagli anni 90, quindi da un po' di tempo, e adesso siamo abituati al fatto che c'è una restrizione degli spazi, l'obbligo quasi per scrivere di cinema di essere sintetici e stare in poco spazio. Nel suo caso, forse qualche anno fa, è stata proprio invece una scelta che andava anche controcorrente, che era obbligato a farlo. Vabbè, se no non ci stavano, facevo dei lenzuoli, se no non ci stavano. Io penso che l'unica vera regola che mi do è quella della chiarezza e della semplicità. Io l'ho scritto da qualche parte, l'ho detto, non lo so. Vuol dire che il mio ideale sarebbe essere come Gombrich, non so se lo conoscete, che è uno scrittore, un famoso storico dell'arte, che ha scritto una storia dell'arte bellissima e poi anche degli altri libri fondamentali. È capace di raccontare le cose, di spiegare le cose in maniera semplice, senza ricorrere a paroloni, senza ricorrere a, diciamo, frasi complicate o contorte, senza però essere allo stesso tempo, senza essere schematico, superficiale. È capace, vuol dire, io ho letto delle pagine sue che mi sembrano illuminanti, non so, su Piero della Francesca, i problemi della prospettiva e cose di questo genere. Il mio ideale, quando lo spiego ai collaboratori che ho, è proprio questo: cercare di spiegare tutto nel modo più chiaro possibile, non farsi se uno fa il critico non perché è uno scrittore fallito. Se uno vuol fare lo scrittore, fa lo scrittore, scrive le poesie, romanzi, quello che vuole. Il critico è un'altra cosa, nel senso che la critica è un aiuto, io penso che sia un aiuto a chi si legge, per capire delle cose che forse, di cui forse non si era accorto, perché il critico è qualcuno che ha studiato di più, che ha visto più cose, che è più, come dire, dentro nei problemi che ci sono. E allora però il critico deve essere capace di comunicare con qualcuno. Ci sono delle volte dei critici, ho studiato dei libri di Cesare Brandi, dove non capivo niente quello che c'era scritto. Sarà un genio, ma io facevo fatica a capirlo, forse io sarò anche un po' stupido, non lo metto in discussione. Ci sono invece degli altri libri che ho letto, faccio sempre degli esempi così, che invece erano capaci di spiegarmi le cose. E allora io penso che la regola numero uno è proprio questa, quella di essere semplici e chiari, che non vuol dire essere superficiali, che non vuol dire essere buonisti o cattivisti, no. Essere semplici e chiari, spiegare le cose come le spieghereste a qualcuno che è un gradino sotto di voi. Ho sempre detto, c'è qualcuno che pensa che il critico sia un giudice che deve emettere delle sentenze, condannare o assolvere i film, oppure qualcuno che pensa che il critico sia un avvocato, qualcuno che deve difendere con le proprie orazioni, la propria forbitissimo eloquio, l'opera d'arte. No, io penso, e questa è la mia idea, che il giudice deve essere un bravo maestro elementare, uno che mi insegna a fare le aste, a leggere l'opera che ho davanti,
perché non sempre è così semplice. Forse, come dire, questo maestro ha più esperienza di voi, ha visto più opere e cerca di spiegarvi come quest'opera è importante, perché è, come dire, una tappa fondamentale nello sviluppo della carriera di questo regista, oppure è una tappa fondamentale nello sviluppo della storia del cinema o della storia della tecnica cinematografica, oppure perché è capace di raccontare, ha intuito bene certi momenti, certe situazioni contemporanee di cui è riuscito a cogliere il senso. Tutte queste cose, o soltanto una, o un pezzettino, o un po', cioè, come dire, il film è il punto d'incontro di tutte queste, di tutti questi percorsi. La capacità del critico deve essere quella di raccontarli e spiegarli senza nessun tipo di compiacimento. Penso che uno dei meriti del mio dizionario sia anche che non ci sono delle facili battute, che non ci sono. È facile fare recensioni. Una cosa che odio è quelli che escono da un film e poi lo smontano, lo elogiano in 120-140 caratteri. Non sono su Twitter, non sono su Facebook, anche per non avere queste tentazioni. Come dire, è facile fare battute su qualsiasi cosa, si può prendere in giro da Leopardi a Dante a Shakespeare, tanto volete che non si riesca a dire qualche scemenza su di loro. Però una volta che l'ho detta sono contento, mi faccio i complimenti da solo e dopo quello che mi legge ha capito qualcosa in più, no? Ha capito soltanto come sono scemo io. Quindi io penso che l'unica vera qualità sia questa, la chiarezza e la semplicità. Senza farsi, io naturalmente, come dire, lo dico adesso che sono dopo 40 anni di carriera, quando ero giovane scrivevo anch'io gli articoli e/o, quelle erano anni un po', cioè, vuol dire, ognuno si faceva coinvolgere le proprie mode, quindi non dimentichiamo, cioè, vuol dire, non siamo umani tutti, io per primo ho fatto delle scemenze. Ho fatto una recensione della Califfa di Bevilacqua che, se non mi ha fatto querela, è perché non l'ha letta. Cioè, quindi ero anche forse più vecchio di un paio d'anni di voi, quindi, come dire, di scemenze ne ho fatte tante. Arrivato adesso vi dico, studiatevi come Gombrich racconta la storia dell'arte e cercate di fare la stessa cosa per la storia del cinema, diventerete immensi. Io fra un po' devo andare perdo il treno. Domani c'è un buco di corriere. Scusate, spero di aver detto qualcosa, avervi aiutato a aprire leggermente quella finestra che c'è sullo schermo. Grazie.